Benvenuti a questa nuova puntata delle uscite videoludiche. Oggi andremo a vedere tutte le uscite del mese di dicembre. Come si sa, dicembre non è un mese particolarmente ricco per quanto riguarda le uscite, anche perché verso metà mese non esce più niente per festeggiare anche il Natale. Però nelle prime due settimane c'è un bel po' di cosine in uscita, quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere cosa arriverà questo mese. Cominciamo dal primo di dicembre, quando arriverà su dispositivi iOS e Android Disney Melimania, un picchiaduro dentro arene 3 contro 3 con tutti i personaggi della Disney che se la daranno di santa ragione. Il gioco uscirà naturalmente solo in versione digitale su dispositivi iOS e Android. Il 2 di dicembre invece arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One Warhammer 40.000 Battle Sector, un gioco di strategia ambientato nel mondo futuristico di Warhammer 40.000. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. Sempre il 2 di dicembre poi arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Solar Ash, un gioco di azione con grafica in cel shading veramente molto artistico, ragazzi. Questo è un bellissimo gioco e uscirà solo in versione digitale, ma essendo prodotto da Annapurna probabilmente poi vedremo una versione fisica o addirittura una collector. Da IM8bit per il momento uscirà solo in versione digitale. Poi, sempre il 2 di dicembre, arriva un gioco che è stato spostato dal mese scorso, ovvero Asterix e Obelix Slap Them All su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, questo bellissimo picchiaduro a scorrimento orizzontale che si rifà al vecchio picchiaduro di Konami, proprio di Asterix e Obelix. In questo caso ha una grafica aggiornata ai tempi attuali, molto fumettosa. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. E attenzione ragazzi, perché di questo usciranno sia una bella limited edition con steelbook, sia una collector edition con una bellissima action figure con Asterix che dà un pugno a un romano che se ne vola nello spazio. E poi era disponibile anche la collectorona realizzata da Strictly Limited con Asterix e Obelix in versione di metallo, più c'è una lampada. E quindi ragazzi, ci sono un bel po' di collector di questo gioco in uscita questo mese, quindi segnatevi la data 2 di dicembre. Io mi sono preso la collector normale, quindi poi la vedremo nella puntata degli ultimi arrivi del mese prossimo. Poi andiamo avanti, il 3 di gennaio arriva su PlayStation 5, Xbox Series X e PC Chorus, un sparatutto con grafica tridimensionale dove noi potremo guidare la nostra astronave e sparare contro tutto quello che ci viene addosso. Gioco molto interessante ragazzi, e in uscita per il momento solo in versione digitale. Poi, sempre il 3 di dicembre, arriva su Nintendo Switch un gioco dal passato, ovvero uscì su Nintendo Wii, adesso arriva anche su Switch, Big Brain Academy Sfida tra menti, questo puzzle game in cui dovremo allenare la nostra mente, uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. E infine il 3 di dicembre arriva su Xbox One Grim Dawn, gioco di ruolo alla Diablo, quindi con una grafica isometrica in cui dovrete combattere contro i vari nemici che vi si porranno davanti, utilizzare magie, utilizzare anche armi da fuoco in questo caso, in questo gioco. Gioco interessante in uscita sia in versione fisica che in versione digitale. Poi andiamo un pochino avanti, il 7 di dicembre arriva la versione fisica di GTA The Trilogy The Definitive Edition, già uscita in versione digitale su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Adesso arriverà anche la versione fisica di questo gioco, che non ha avuto un grandissimo successo anche perché ci sono un sacco di problemi
per la realizzazione, io ve l'avevo già detto che non mi sembrava molto convincente, e poi alla fine effettivamente ci sono un sacco di problemi. Comunque hanno risolto un po' i problemi con delle patch, finalmente arriva anche la versione fisica, segnatevi il 7 di gennaio. E sempre il 7 di gennaio arriverà anche la nuova espansione di Final Fantasy XV, che si chiama Endwalker, e arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC solo in versione digitale. Poi esiste anche una versione fisica che contiene il gioco più la versione digitale. Comunque il gioco sarà disponibile su queste console. Poi sempre il 7 di dicembre arriverà la versione PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch di 12 Minutes, già uscita su le console Microsoft. Il gioco è un'avventura con visuale dall'alto, molto interessante, si ambienta tutto in una stanza e succederanno vari eventi in questa stanza. Veramente molto molto bello questo gioco, ve lo consiglio, uscirà solo in versione digitale. E poi l'8 di dicembre arriva il titolo più importante di questo mese, perché uscirà finalmente Halo Infinite, che arriverà su Xbox One, Xbox Series X e PC, sia in versione fisica che in versione digitale. Non ci sarà una collector per questo gioco, però attenzione ragazzi, perché sarà disponibile una limited edition con steelbook, e soprattutto era disponibile una bellissima console speciale per i 30 anni di Halo, che è andata a ruba e non si trova nemmeno dai bacarini. E poi è disponibile anche un pad speciale per questo gioco, pad molto bello ragazzi, e questo invece ancora si trova un po' in giro, quindi ragazzi anche qui abbiamo qualcosa per i collezionisti. Poi il giorno dopo, il 9 di dicembre, arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Soul Cresta, che è uno sparatutto classicissimo a scorrimento verticale che si rifà a vecchi sparatutto degli anni 80 della serie Cresta, Terra Cresta e non mi ricordo, c'era un altro titolo, comunque bellissimi, usciti in sala giochi. Questo è praticamente un seguito di quella saga, e uscirà solo in versione digitale, ma sicuramente vedremo una versione fisica in versione asiatica, che si potrà prendere da Play Asia, ma probabilmente arriverà una versione fisica anche in qualche altra catena di questo bellissimo gioco. E poi sempre il 9 di dicembre arriverà su Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile, quindi iOS e Android, Monster Rancher 1 e 2 DX, questo remastered di questo gioco che si ispira ai Monster Rancher, questi mostri in stile Pokémon che ebbero successo su PlayStation 1 e che adesso ritornano su Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile. Poi il 10 di dicembre arriva finalmente il nuovo episodio di Siberia, che si chiama The World Before e che per il momento uscirà solo su PC e solo in versione digitale, ma poi lo vedremo anche su console, probabilmente anche in versione fisica e forse anche accompagnato da una collector. Poi il 13 di dicembre arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Shovel Knight Pocket Dungeon, questo puzzle game classicissimo in cui dovete fare i soliti tris, che però vede come protagonisti i personaggi di Shovel Knight, quindi anche questo è molto interessante, uscirà solo in versione digitale. Poi il 14 di dicembre arriva la versione console finalmente di Among Us, questo gioco multiplayer che ha avuto un grandissimo successo su PC e che adesso arriva su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch, e uscirà in versione digitale, ma poi ad agosto uscirà anche una versione fisica, addirittura una collector e una limited di questo gioco, ma poi ne riparleremo ad agosto. Il giorno dopo, il 15 di dicembre, arriva su dispositivi mobile Sin Chronicles, un classicissimo JRPG realizzato da Sega, veramente molto interessante questo gioco per gli amanti di questo genere, segnatevi questa data perché il gioco è veramente interessante per magari giocarci in giro con i vostri telefonini. Ancora il 15 di dicembre arriva su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC, quindi praticamente su tutte le piattaforme, Aeterna Noctis, un bellissimo platform in stile Metroidvania, difficile al punto giusto, come sono difficili i vari Souls-like. Il gioco uscirà solo in versione digitale, ma sicuramente anche in questo vedremo più là una versione fisica in una delle varie catene limited.
Poi il 16 di dicembre arriva su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Five Nights at Freddy's Security Breach, questo secondo capitolo di Five Nights at Freddy's, che in questo caso vi permetterà di giocare anche in prima persona utilizzando i vari robotoni che trovate in giro per questo centro commerciale. Gioco abbastanza horror, ragazzi, interessante. Il gioco uscirà solo in versione digitale. Sempre il 16 di dicembre arriverà la versione per dispositivi mobile di Alien Isolation, questo bellissimo horror in prima persona che è uscito praticamente da tutte le parti, mancavano solo i dispositivi iOS e Android e adesso potremo giocare anche lì, naturalmente uscirà solo in versione digitale. Ancora il 16 di dicembre arriva su Xbox Series X, Xbox One e PC The Gunk, un bellissimo action adventure 3D classico come ce ne sono tanti, ma molto interessante sia dal punto di vista tecnico che anche per quanto riguarda la storia. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. E infine il 16 di dicembre arriverà su PC Alfred Hitchcock Vertigo, questa avventura grafica che si ispira all'omonimo film di Alfred Hitchcock. Veramente bella anche questa avventura, ci saranno varie episodi anche di questa serie di Alfred Hitchcock. Per il momento uscirà solo in versione digitale, solo per PC, ma più avanti lo vedremo anche su console, probabilmente anche in versione fisica. E con questo, ragazzi, è tutto. Come avete visto, non sono tantissimi titoli, pochissime collector, a parte quella di Asterix che tra l'altro doveva uscire il mese scorso, è stata spostata questo mese. Non abbiamo praticamente nessun'altra collector, abbiamo Halo Infinite con la console speciale, la Limited, però non c'è un granché questo mese come collector, però ci sono comunque dei bellissimi giochi da prendere anche questo mese. Poi ci dovevano essere altri titoli in uscita durante questo mese di dicembre, ma non se ne è saputo ancora niente. Ad esempio doveva uscire Baldur's Gate 3, ma niente, oppure il secondo capitolo di Cuphead, anche questo non si sa niente, o Portal 4, boh, probabilmente li vedremo tutti nel prossimo anno. E andiamo a vedere invece quelle che saranno le uscite cinematografiche secondo me più interessanti. Non sono tutte le uscite o le più importanti, sono quelle che secondo me sono più interessanti, che io andrei a vedere, sperando che non ci chiudano tutto e chiudano anche i cinema e non possiamo più andarci. Comunque io ve le annuncio lo stesso, perché il 2 di dicembre si potrà andare a vedere Clifford, il grande cane rosso, questo film per ragazzi. Il 2 di dicembre comunque probabilmente ancora non siamo chiusi, tra qualche giorno, quindi questo sicuramente potete andarlo a vedere. Poi il 9 di dicembre per gli amanti degli anime e dei Digimon arriva Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, quindi nuovo film ispirato ai Digimon che potete andare a vedere al cinema il 9 di dicembre. Poi il 15, ragazzi, data importantissima, speriamo che non chiudano il cinema veramente, perché questo è un titolo importantissimo per quest'anno, e infatti uscirà Spider-Man No Way Home, attesissimo titolo per gli amanti di Spider, gli amanti dei fumetti, gli amanti del cinema. E perché, ragazzi, è molto importante questo nuovo capitolo che finalmente introduce il multiverso nel mondo Marvel cinematografico, nel mondo diciamo dei telefilm, è già stato introdotto, adesso arriverà anche nel mondo cinematografico. Si sa già ormai che vedremo anche gli altri Spider-Man, oltre ad alcuni dei nemici che abbiamo visto negli altri due film di Spider-Man. Adesso ci saranno, non è stato ancora ufficializzato, ma praticamente quasi certo ci saranno anche loro. Si vocifera anche che ci sia Daredevil nei panni di Murdock come avvocato, però ragazzi non vediamo l'ora di vedere questo film. 15 di dicembre, segnatevelo perché è importantissimo. E infine il 16 di dicembre vi segnalo un film italiano molto interessante, ovvero il film di Diabolik, ragazzi, anche questo per chi ama i fumetto e chi ama il personaggio è sicuramente imperdibile. E con questo, ragazzi, è tutto per questa puntata, ci vediamo tra qualche giorno con la puntata del TG Games Limited, fine settimana con la puntata degli ultimi arrivi. Speriamo che questa settimana mi arriva qualcosina, perché sennò a livello di Limited siamo veramente messi male questo mese. E con questo è tutto, ragazzi, alla prossima, ciao ciao! Salve ragazzi, benvenuti a questa porca puttana.
Disney Millie su PlayStation 4, Xbox One and arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. 12 Minutes, che non so che cazzo. Ah, della serie Soul. Questo puzzle game classicissimo che si ispira al mondo di Shovel Knight. Arriverà su PC Alfred Hitchcock. E andiamo a vedere invece quelli che saranno le uscite cinematografiche. E con la speranza che non ci chiudano tutti e quindi non possiamo più andare al cinema, io comunque vi do anche dei consigli. No, cazzo, ho sbagliato tutto. E niente ragazzi, alla prossima, ciao ciao.